Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, lunedì 24 maggio, arriviamo da un weekend purtroppo funestato dalla tragedia della funivia, in una giornata in cui magari uno da tifoso dell'Inter voleva rimanere concentrato sulla festa per lo scudetto e poi c'erano le partite del serale per decidere chi sarebbe entrato in Champions League, eccetera, ma poi la testa è andata purtroppo a quei morti, tra cui un bambino. Sulle cause poi indagherà la magistratura, poi ci sono state le ricostruzioni sui precedenti che non sono mancati in Italia e all'estero, in Italia con la doppia tragedia del Cermis nel 76 e nel 98, quando gli aerei americani con i piloti che si stavano divertendo a giocare a prendersi o a nascondino incrociarono i cavi di una funivia e morirono 20 persone. A quell'epoca, tra l'altro, c'era il governo di centrosinistra, lo ricordo, in quella legislatura che era nata con Romano Prodi nel 96, poi a Romano Prodi per quella che era diventata a un certo punto una sorta di regolamento dei conti a sinistra, è diventato presidente del Consiglio Massimo D'Alema, che poi è succeduto a se stesso perché alla sua sinistra i comunisti di Cossutta e quelli di Bertinotti si sono separati, poi c'è stata l'elezione del Presidente della Repubblica, Ciampi, poi D'Alema si è dimesso, poi è diventato Presidente del Consiglio Giuliano Amato, però il candidato del centrosinistra alle elezioni del 2001 fu inaspettatamente, anche per Amato, Francesco Rutelli, che comunque prese una solenne bastonatura nelle urne, lui è il centrosinistra dal centrodestra di Silvio Berlusconi. Sembra che stiamo parlando del secolo scorso, beh, in effetti anche, però poi è in realtà tutto dietro l'angolo. Bisogna ogni tanto fare la manutenzione dei ricordi, pubblici e privati. Lo dico perché l'ospite di oggi, mio padre è nato il 7 luglio, era nato il 7 luglio, mia moglie è nata il 7 luglio, quando si dice la congiuntura astrale, uno dei miei più cari amici. Forse il più caro, Adriano Panatta, è nato il 9 luglio. Mi mancava qualcuno che fosse nato l'8 a Cerniera ed è esattamente il giorno in cui è nato l'ospite di oggi, che è un piacere per me ritrovare, Pierluigi Celli. Buongiorno, Buongiorno, piacere mio, eccoci veramente. qua. Allora, nato l'8 luglio di un anno del precedente secolo, non importa quale, No, vai, sono anche vivo, eh. Sopravvissuto a una serie di acciacchi personali, ma soprattutto sopravvissuto al Vietnam, quello che c'è a Roma in Viale Mazzini, il Vietnam della RAI, di cui è stato direttore generale appunto tra l'altro dal 98 al 2001. Ha scritto molti libri, e come saggista e come romanziere, l'ultimo dei quali è appena arrivato nelle librerie, ben recensito. La manutenzione dei ricordi, che è una sorta di, per chi si ricorda il film, di Grande Freddo, un gruppo di amici che, leggendo poi la recensione di l'intervista di Avvenire, ho scoperto si radunano in questo ex monastero dell'Alto Lazio per rinverdire i ricordi di una trasferta. Con il mito del 68 francese, quindi pensate un po' di che cosa stiamo parlando, e in realtà i fatti che sono romanzati, Celli, sono romanzati su fatti reali. Ho capito male? No, no, i fatti sono per la maggior parte fatti reali, sostanzialmente, accaduti all'uno o all'altro in questi 50 anni di vita vissuta senza quasi mai incontrarsi, perché poi ci eravamo lasciati dopo il mitico viaggio in Francia e la dispersione che si era verificata, perché ognuno poi aveva fatto la sua strada, le sue università, chi a Roma, chi fuori Roma, e quindi c'era stato pochissimo. Pochissime occasioni sono state per rincontrarsi, con alcuni non ci eravamo neanche più rivisti, in realtà. Poi c'è venuta questa
nostalgia, non è neanche di nostalgia, perché la manutenzione dei ricordi, più che a guardare la nostalgia, guarda, come dire, al fatto di non validare ricordi che poi si sono disfatti nel tempo. Cercare quello che è stato veramente e come questo ha influito o non ha influito in questi 50 anni nella vita di ciascuno di noi e anche nella vita del paese sostanzialmente. Ecco, l'espressione, dunque, io ho un'espressione, la mia generazione mi dà l'orticaria, anche se poi uno deve fare i conti con il fatto che appartiene a una generazione anagrafica ben precisa, no? Quella, del quella che ruota intorno al 68, per capirci, di che cosa si è nutrita? Cioè, quelli del 68 che dovevano fare la rivoluzione, poi a loro volta qualcuno dice sono diventati loro l'establishment che volevano combattere, sono andati in giro a protestare contro il potere costituito invocando nel maggio francese la fantasia al potere, non è che l'inizio, siate realisti, chiedete l'impossibile, eccetera. Poi di tutto questo è rimasto tantissimo materiale iconografico, le foto, la Marianna francese con la bandiera, gli slogan, ma poi in realtà tutti i figli del 68 hanno preso due strade, o si sono imborghesiti o purtroppo qualcuno ha abbracciato la lotta armata. È una fotografia questa qui riduttiva o ci sta in qualche modo, Celli? Come tutte le fotografie, un po' riduttivo lo sono, nel senso che colgono alcune cose e ne tagliano fuori altre, inevitabilmente. No, il 68 è stata un'esperienza confusa, diciamo così. Per noi che venivamo da situazioni, tutto sommato, noi eravamo sei amici, che venivano da situazioni molto precarie, dire povertà era persino riduttivo. Okay. Quindi trovarsi in mezzo a una confusione che faceva presumere o come uno poteva immaginare che il futuro fosse radicalmente diverso da quello che stavamo lasciando nelle case che ognuno di noi viveva, chi a Roma, chi fuori Roma, molti fuori Roma per la verità, altri a Roma ma certamente in case di periferia, era una tentazione vera. Noi il viaggio lo facemmo per andare a vedere cosa succedeva. Fu un viaggio avventuroso, perché fu un viaggio come si usava allora in autostop. E quindi partire da Roma in autostop per arrivare in autostop fino a, nel cuore della Francia non fu un percorso facile, fu un percorso di vita sostanzialmente. Da quel punto di vista l'esperienza è stata buona. Il problema reale è che i ricordi nel tempo si disfano un po'. Quindi la manutenzione non era tanto per restituire dignità a quello che avevamo vissuto, ma per capire quello che si era falsificato nel frattempo. E devo dire che una cosa fondamentale che è venuta fuori da questo, da queste giornate di confronto, anche molto serrato, che vengono riportate nel libro, è il senso di colpa che noi abbiamo in qualche modo espresso rispetto al fatto che tutto sommato, partiti rivoluzionari o tendenzialmente spinti a cambiare le cose, poi in realtà abbiamo consegnato ai nostri figli e ai nostri nipoti un paese, forse, certo, no, non peggiore di prima, ma certamente non quello all'altezza dei sogni di allora. È un libro che alla fine ti lascia con la tristezza in bocca, con il sapore della nostalgia, lascia un residuo di speranza. Non voglio, come si dice adesso, spoilerare il finale, che peraltro in qualche recensione viene descritto, ma insomma, qual è il bilancio finale e della vostra vicenda personale e soprattutto del romanzo? Dunque, il romanzo intreccia esperienze diverse, quindi naturalmente ci sono posizioni diverse, c'è chi è, quindi, ha mantenuto più intatto lo spirito di allora, chi invece probabilmente, quindi, lo ha annacquato. L'unica cosa che ci siamo riconosciuti vicendevolmente è di aver fatto una vita dignitosa, nel senso che non abbiamo mai rinunciato
ad avere una responsabilità nelle cose in cui siamo stati coinvolti. Questo hai fatto. Poi ci sono prospettive diverse. In un punto uno dice un altro, dice guarda, è inutile che ognuno di noi rivendichi di essersi mantenuto fedele, dire, alle idee di un tempo. Ognuno di noi, chi ha fatto la rivoluzione e chi non l'ha fatta, ha le sue ferite, ma soprattutto c'è una cosa fondamentale, tutti quelli che espongono le ferite e in qualche modo le impongono diventano noiosi, diventano generano un rifiuto. Anche rispetto al 68 c'è un rifiuto fondamentale che in qualche modo ha circolato negli anni, insomma, rispetto a un evento che sembrava presumere o prevedere chissà che cosa, e in realtà poi si è, in gran parte, non dico sfumato, ma proprio si è ridotto in malo modo con le BR e i gruppi combattenti di vario tipo, e dall'altro invece con l'acquisizione o la carriera fatta indipendentemente dalle premesse sostanzialmente. In una delle interviste appunto all'Avvenire ricordi come a un certo punto il Secolo d'Italia, quando sei diventato direttore generale della RAI, abbia ricordato la tua laurea in sociologia a Trento, facoltà e università bazzicata anche da Renato Curcio e Mara Cagol, e quindi in sostanza il Secolo d'Italia alludeva alla carriera di un compagnuccio della parrocchietta, ti vogliamo definire così? Sì, ma insomma, io la parrocchietta le ho forse frequentate da ragazzo, ma poi molto poco, per la verità, molto poco, pur avendo una figlia monaca di clausura, indipendentemente da me, sostanzialmente. La realtà è che io a Trento, in quegli anni, frequentando la facoltà di sociologia, sono venuto in contatto con tutti quelli che in qualche modo ruotavano e facevano della facoltà di sociologia il centro, per dire, di una ipotetica strategia rivoluzionaria. C'era Maracago, c'era Curcio, c'era Rostagno, c'era Boato, c'era l'universo mondo che in qualche modo si era riconosciuto in quel tipo di studi, che era il primo che tornava, che veniva incardinato nell'Accademia italiana. Quindi da questo punto di vista le occasioni di incontro e di scontro, le occasioni di adesione o di presa di distanza furono molteplici. Come dicevo, erano anni di grande confusione, prendere una strada, prendere un'altra, era facilissimo e quasi gratuito sostanzialmente, quasi gratuito. Per cui qualcuno la strada delle BR, quindi la strada della lotta armata, l'ha presa magari all'inizio inconsapevolmente, per poi trovarsi coinvolto, ma forse al di là delle sue intenzioni, non sempre per la verità, e altri invece che hanno avuto la fortuna oppure la prudenza di prendere altre strade. Noi tutti e sei abbiamo preso altre strade sostanzialmente, anche se alcuni dei miei amici hanno mantenuto, come dire, una logica, non dico rivoluzionaria, ma certamente, come dire, antagonista sostanzialmente. E quindi da questo punto di vista c'è stato anche un confronto tra chi, come dire, antagonista lo è ancora e chi invece sembrava passato dall'altra parte, fino a riconoscere che in realtà si può essere onesti, dignitosi e in qualche modo combattenti anche su altri piani, su altri livelli. Se l'accostamento non ti sembra irriguardoso, devo dire che leggendo appunto del viaggio in autostop per andare a vedere cosa stesse succedendo in Francia, io che sono un imbrattacarte modesto,
ho accostato nella memoria il viaggio di Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio a Parigi per incontrare i gilet gialli, che in fondo era una forma di protesta pure quella, sempre a Parigi. Si parva licet, intendo, eh? No, noi non siamo andati a incontrare nessuno. Vedi, la cosa fondamentale è che noi non avevamo nessuna posizione di potere da pretendere o da difendere in Italia. Siamo andati a vedere proprio, siamo stati proprio degli spettatori interessati, forse un po' guardoni se vuoi. Tant'è vero che poi siamo tornati dalla Francia, ognuno con una fidanzata, pensa un po'. Quindi erano anni in cui queste cose succedevano più che adesso, nel senso che eravamo più imbranati e meno pronti a queste cose in realtà, e quindi pastrocchiavamo anche in quel senso lì. No, noi non siamo andati a vedere nessuno in particolare, siamo andati a guardare il fenomeno, va bene. Non avevamo nessuna posizione da difendere in Italia, perché nessuno di noi era intrinseco ai movimenti, eravamo tutti, come dire, pedoni di fanteria, se vogliamo dire così, quindi marginali. Alla famosa battaglia mi viene da ridere pensare alla battaglia di Valle Giulia, cioè chi guidava erano quelli della Loggia, erano Ferrara, erano Liguori. Ma come no? Ci sono delle foto di Giuliano Ferrara che scappa a Valle Giulia durante gli scontri fra gli studenti e i poliziotti, che ispirarono poi la famosa poesia di Pierpaolo Pasolini sui giovani del PC e non solo del PC e i poliziotti, dove lui dice: stavo dalla parte dei poliziotti. Poi anche qui anni dopo hanno detto sì, ha scritto così ma intendeva il contrario. Sì, va bene, diciamo che leggendo la poesia quello che si ricava è che diceva ai ragazzi: voi in fondo siete figli di una buona o solida borghesia, i poliziotti chiamati a difendere l'ordine costituito e a prendere ordini dal potere, però sono figli di poveri e io sto con loro rispetto a voi che siete appunto dei giovani che vagheggiano un mondo migliore. Ma vengono da famiglie che sono sicuramente, rispetto alle famiglie originali dei poliziotti, ben più tutelate anche dal punto di vista economico. Pierluigi, dal 68 al 98 passano 30 anni, dal viaggio in Francia al viaggio a Viale Mazzini, direttore generale della RAI. Non so quale dei due viaggi ti abbia regalato ricordi migliori. Bah, dunque, io sono uno che normalmente non ha né rimpianti né nostalgie, cerco di guardare le cose per quello che sono. Il viaggio giovanile era più emozionante perché si era giovani, si aveva in testa tante utopie, tanti sogni, tante immaginazioni, quindi da questo punto di vista è un viaggio quasi mitico sostanzialmente. Viale Mazzini bisogna considerarla tenendo i piedi per terra, nel senso che quella non è un'azienda, come ho sempre detto io, è un circo, e quindi o sei un domatore o non ne vieni a capo sostanzialmente. Un circo Barnum con il domatore. Sì, io prima l'ho definito un Vietnam, perché uno arriva, si infila in una cosa che è nata prima di lui, che si trascina con cordate, faide, lottizzati, perché purtroppo, come abbiamo spesso ricordato, tutti i partiti quando sono all'opposizione giurano sulla testa dei propri figli che quando arriveranno al potere la prima cosa che faranno sarà riformare la RAI, giù le mani dei partiti dalla RAI, noi non sposteremo neanche una pianta a Viale Mazzini. Certe volte è proprio l'unica cosa che non spostano, la pianta, perché per il resto poi tutti ci mettono le mani. O sbaglio, Pierluigi? No, quantomeno tentano. Io, come dire, ho provato a resistere, nel senso che mi ricordo bene quando nominai le prime nomine che feci dopo 6 mesi. Per la verità, io rifiutai di fare le nomine se prima non avevo ristrutturato l'azienda, che era già un bel precedente sostanzialmente. Un vasto programma. Eh?
un vasto programma, no, noi come la diceva spacchettiamo, la TV. spacchettiamo, facciamo la divisione 1 con la Rai 1, Rai 2, la divisione 2 con tutto quello che era per noi di servizio pubblico più diretto, quindi Rai 3, Rai Storia, Rai Cultura, Televideo, eccetera, eccetera, e poi la divisione radio, la divisione produzione, che in quanto serviva a tutti. Perché lo facevamo? Perché questo metteva chiarezza, se non altro, come dire, faceva chiarezza amministrativa sui conti sostanzialmente. Quindi era possibile attribuire a ogni elemento, a ogni fattore, a ogni espressione un costo, e questo rendeva tutto molto più facile da guardare e da giudicare, se si voleva poi dopo mettersi mano. Poi abbiamo fatto le RAE, le nomine. E io non mi dimentico che a dirigere la rete 1, che è la rete più importante, ho chiamato Sacca, che non era certamente di sinistra come me, no? Nel senso che io ero attribuito certamente a quella parte, perché ero stato espresso da quelli. Come a Rai International, Misi 1, che veniva da N, alla vice direzione del TG1, Misi 1, che veniva da N, ma perché io pensavo che si dovessero mettere quelli che sapevano fare quel mestiere. E non quelli, cioè, questo mi ha creato una serie di problemi dalla parte che potremmo dire la mia parte sostanzialmente, va bene? Una serie di problemi non indifferenti, perché non davo retta io cercavo di non dare retta. Vabbè, ricordo alcuni scontri, come dire, abbastanza calorosi, diciamo, su, sì, queste cose. Ma con chi? Con Zaccaria, che era il presidente? Zaccaria, con Zaccaria era il presidente, che era il presidente? Cosa? Dico, gli scontri violenti che tu dici qualcuno, non so se ti riferisci a Zaccaria, che era il presidente, anche lui è espressione di centrosinistra. No, Zaccaria tutto sommato, perché io ci sono stato, era uno con il quale... Tra l'altro eravamo tutti e due di Rimini, non ci conoscevamo prima, quindi non abbiamo avuto scontri evidenti, tranne quando, quindi, divergenza per cui io mi sono dimesso dalla RAI, quando è arrivato in qualche modo l'indicazione di schierare la RAI in vista delle elezioni del 2001. Io dissi chiaramente, la RAI è un servizio pubblico, non va piegata a ragione di parte, anche perché secondo me portava male, e quando invece... sembravano prevalere ragioni di parte, io mi sono dimesso. Il risultato è che io sono andato sul mercato a cercarmi un'occupazione, e Zaccaria è diventato poi senatore. Questo do atto a Celli della ricostruzione corretta, perché io, che mi sono occupato tantissimo di RAI in passato, fin dagli inizi del mestiere che faccio male, e che quindi conosco i meccanismi della RAI, i discorsi che ci sono dietro, ricordo quella stagione in cui poi Berlusconi, che vinse le elezioni sbagliando, fece il famoso editto bulgaro, sbagliando perché è sbagliato il principio generale, cioè non si interviene o non si dovrebbe intervenire sulla libertà di espressione, però aveva ragione sul piano del metodo. Cioè, il servizio pubblico in vista delle elezioni politiche non si può schierare, come poi Berlusconi lamenterà mettendo in pista i pezzi da 90 dell'informazione dell'epoca, Michele Santoro anziché Enzo Biagi, schierati in maniera aperta, clamorosa, a favore del centrosinistra contro quella che poi sarebbe diventata la vittoria del centrodestra nel 2001. Ma ricordo ancora prima, e forse lo ricorda anche Celli, che in un convegno Giuliano Amato, che era presidente del Consiglio dopo le dimissioni di D'Alema e prima delle elezioni in cui il candidato del centro-sinistra sarà Rutelli, in un convegno disse: noi di sinistra dobbiamo smetterla di avere un atteggiamento nei confronti della RAI e del servizio pubblico, usò questa espressione fortissima, considerandola cosa nostra. Cioè, siccome Berlusconi è in politica ed è a capo di una rete commerciale privata, il servizio pubblico di default, anziché vedere di regolamentare in un quadro di equilibrio i rapporti, automaticamente deve stare dall'altra parte. E l'espressione cosa nostra io me la ricordo perché secondo me
fotografava male la situazione. Non so se la ricorda anche Pierluigi Celli, però la stagione era quella lì. Io me lo ricordo perché poi con Amato siamo rimasti in buoni rapporti, ma io all'epoca, ovviamente, quando cambiamo il direttore del TG1, mettemmo mi pare Gad Lerner prima, sì, e poi dopo quando Gad Lerner diede le dimissioni per la storia del servizio sulla pedofilia che gli avevano passato quelli della polizia, peraltro cambiamo e mettiamo un vecchio un giornalista della Rai che era andato in pensione per dovere istituzionale. Io comunicai mezz'ora prima di andare in consiglio di amministrazione a Giuliano Amato, dico: guardi che noi cambiamo queste cose. Lui mi ha detto: voi siete quelli che devono farlo, io non ho nulla da dire, fate quello che decidete di fare. Scusami, non ti voglio portare, ma magari avrai sentito durante il weekend, ho seguito una piccola polemicuccia di Bianca Berlinguer, la quale ha detto: ma io mi sento isolata in questa Rai, carta bianca, il mio programma è sopportato, mal sopportato, poco apprezzato, e poi si è detta, diciamo, dispiaciuta del fatto che Michele Santoro abbia detto: ah, ma Bianca Berlinguer lavora in virtù del suo cognome. Mi sono sembrate, come dire, polemiche che stucchevolmente si ripropongono ogni qualvolta qualcuno decide di cambiare gli assetti. C'è subito qualcuno che comincia a piagnucolare dicendo: ah, ma insomma, se toccano il mio spazio è un vulnus per la democrazia dell'informazione, cosa che ciclicamente è toccata adesso a Bianca Berlinguer, altre volte a Michele Santoro, ma persino a Fabio Fazio, Pierluigi, perché Fabio Fazio, prima dell'ultimo rinnovo contrattuale, basta andare su Google e cercare l'intervista che fece a Repubblica, dicendo: ah, ma in Rai c'è lo strapotere dei partiti. Ma io ho detto già all'epoca, e parliamo di pochi anni fa: ma caro Fabio, ma in che mondo hai vissuto? Ti sei accorto che in Rai c'è lo strapotere dei partiti? In Rai ci stai da almeno 20 anni, credo che tu lo conosca personalmente, poi ovviamente Pierluigi, adesso scopri, devi rinnovare il contratto, che i partiti occupano la Rai? Ma i partiti occupano la Rai? Poi, come Celli, c'è chi era capace di dire ai partiti: grazie, ma fino a quando devo decidere io, decido io, poi semmai mi cacciate, ma intanto decido da solo. E poi ci sono altri che invece sono stati più accomodanti nei confronti dei partiti, tipo il giudizio che lo stesso Celli ha dato una volta di Bruno Vespa, dicendo: l'ho difeso i suoi spazi, non ho mai visto una sua puntata perché non mi piace la TV dei maggiordomi. Prego, Pierluigi, ma tutti questi giornalisti che si lamentano non suonano un po' vagamente da sepolcri imbiancati, o sbaglio? Ma siccome io li conosco abbastanza bene, devo dire, non tanto la Bianca Berlinguer, perché in 3 anni credo di non averla neanche mai incontrata, quindi da questo punto di vista non è stata una che ha fatto valere niente, nel nome né nient'altro. Ma con Santoro, sai, incontri e scontri tantissimo. Io ho sempre ritenuto Santoro una persona con la quale non avrei mai potuto andare d'accordo nella vita, per tante ragioni. E soprattutto perché è uno che quando deve riscuotere, scuote, certamente. Io l'ho riportato io in Rai. L'ho riportato io in Rai quando era, come dire, in Mediaset ed era messo in isolamento. Il risultato è che, come dire, poi ero uno di quelli che aveva volentieri eliminato. Io credo che quando non si è d'accordo su una cosa, per dignità, bisogna lasciarla quella cosa. Certo. Oppure anche con Fazio mi pare che hai avuto rapporti, almeno da parte tua, trasparenti e lineari, forse da parte sua un po' meno. No, ma devo dire, con me Fazio è sempre stata una persona tranquilla, no? Tranquilla, assolutamente. Io ho sempre rispettato il lavoro che faceva, perché tutto sommato poi era un lavoro che per la Rai funzionava bene.
Ha fatto due Sanremo, che sono stati due successi clamorosi sostanzialmente, se li ricordano ancora. Quindi da questo punto di vista non ho avuto problemi con lui. Con altri un po' più di problemi sì, ma io sono sempre del parere. Se tu non sei d'accordo, o quindi, una volta che hai parlato con la persona con la quale ti devi spiegare, se continui a non essere d'accordo, te ne vai. Non cominci a parlare in pubblico. Sì. La televisione pubblica non è un megafono personale. La televisione pubblica è un servizio pubblico, non è un servizio delle persone che ci lavorano dentro. Mi Io non pare sono mai impeccabile, andato questo direttamente in conferma. un programma della RAI. Non sono mai andato direttamente in visione, no? In un programma della RAI. Perché ho sempre ritenuto che la RAI non fosse mia. Non sono mai andato. Io andavo. Sanremo, mi ricordo, andavo il giorno prima per parlare con tutti i tecnici, con tutti gli operai, con tutti quelli che facevano lo spettacolo. La sera facevo la cena, la sera prima facevo la cena con i presentatori, e il giorno dopo, quando era il giorno dell'inizio di Sanremo, io tornavo a Roma a lavorare. Posso Certo. testimoniarlo personalmente perché nel 2000 ero capo progetto insieme ad Alfredo Cerruti, che è scomparso, a Ugo Porcelli, della Domenica In condotta da Amadeus, che Agostino Saccà non voleva alla conduzione di Domenica In, ma noi ci imponemmo di cambiare registro, portammo Amadeus da Mediaset. E andammo a fare le due puntate canoniche di Domenica In da Sanremo, dove Celli veniva, faceva gesto di presenza, andava a verificare che tutto fosse a posto e poi tornava a Roma. Allora, se non avete mai letto un libro, un romanzo di Celli, potete cominciare da questo, oppure recuperare il suo penultimo, che era La stagione delle nomine, che lui conosce molto bene, come avete capito. Persona per bene, manager stimato, laureato in sociologia a Trento, ha attraversato quel periodo periglioso della RAI. Tra l'altro ricordo e chiudo con i ricordi, ma lui riportò Santoro in RAI dopo che Santoro, che era diventato Santoro in RAI, aveva deciso di passare a Mediaset. Non ponendosi il problema evidentemente di dove prendesse i soldi per pagarlo Berlusconi, poi diventerà un tormentone. Berlusconi, dove gli hai presi i soldi? Te lo dovevi chiedere anche quando ti ha dato 12 miliardi di lire in 3 anni e stiamo parlando del triennio 96-99. Comunque, la manutenzione dei ricordi, grazie a Pierluigi Celli. Grazie a voi, grazie a te. Ci rivediamo con il prossimo romanzo. Intanto voi continuate a seguire la carriera di Celli, se volete, le fonti TV H24. Noi ci ritroviamo come al solito domani alle 10. Buona giornata e buona settimana a tutti.